ero l'ex appartenente di un centro gladio nel nord-est dell'Italia. Perché una struttura di questo tipo poteva avere un interesse a, come dire, a supportare certi traffici? Supportava questo genere di traffico perché era incaricata da chi di dovere di supportare questo traffico. Era una struttura che era al servizio dei potenti del momento. Avendo una struttura del genere capillare, efficiente, che poteva operare anche all'estero con il beneplacito degli statunitensi, riuscivamo ad avere un controllo totale della Somalia e non solo la Somalia, comunque si riusciva ad avere un controllo totale dell'area e poter effettuare qualsiasi tipo di traffico illecito. Ripeto che per traffici illeciti si parla di contrabbando di armi, ma soprattutto si parla di traffico di scorie nucleari, di rifiuti tossico-nocivi. È una pattumiera, una grossa pattumiera di questa robaccia. E statunitensi, italiani, tedeschi, francesi, paesi dell'est. Gli Stati Uniti forse in modo più ancora feroce di quello che non lo abbiamo noi. Gli americani e la Somalia come pattumiera per le scorie nucleari. Sembra incredibile. Però è interessante leggere la deposizione rilasciata dall'avvocato di Giancarlo Marocchino durante il processo di primo grado. Parlando della vicenda dell'espulsione del suo cliente dalla Somalia operata dagli statunitensi con l'accusa di trafficare in armi, l'avvocato affermò che il suo cliente gli avrebbe confidato questo. Gli americani ce l'hanno con me per varie ragioni, perché i loro camion saltano in aria, dove portano le scorie nucleari e cose del genere. I miei no. Poteva esserci una facciata legata alla cooperazione? C'era la facciata legata alla cooperazione per forza, altrimenti non si sarebbe potuto fare niente. Sì, perché Ilaria Alpi, oltre ad aver visto scorie, rifiuti, traffici di armi, senz'altro la Alpi aveva già visto anche documentazione particolare. Mi sta dicendo che Ilaria Alpi aveva un informatore? Senz'altro era un uomo del sismi. Senz'altro questo uomo del sismi è morto anche lui in Somalia per morte violenta, prima dell'Alpi. Era il maresciallo Vincenzo Licausi. Veterano del sismi, servizio segreto militare, il maresciallo Licausi, fin da quando 20 anni fa aveva lasciato la scuola sottufficiale dei carabinieri. Impegnato in missioni di prima linea come le ricerche del generale Dozier rapito dalle Brigate Rosse, aveva diretto dall'87 al 90 un centro di addestramento di gladio nel Trapanese. Inviato in Somalia con i compiti di sempre, intelligence, attività informative di sicurezza per il contingente italiano, ha trovato la morte sulla strada imperiale a pochi chilometri da Balad, a nord di Mogadiscio. Una banda di somali ha assaltato per rapina un grosso camion. Nello scontro a fuoco è stato colpito ad un fianco, illeso un altro militare italiano che era con lui. Non credo a quella versione. Pensi che il giorno dopo doveva rientrare in Italia, appunto, per essere sottoposto ad interrogatorio da parte dei giudici che si interessavano del caso Gladio, Centro Scorpione ed altro. Conosceva benissimo l'Alpi e probabilmente proprio per aver parlato con lei di tante cose, di tanti argomenti che a volte sono intoccabili e non bisogna neppure pensarli, beh, qualcuno ha pensato bene di toglierlo di mezzo con un colpo di Dragunov. Come fa a dire che si conoscessero? Perché lo conoscevo anch'io molto bene.